Ehi là Pokéfanatici e bentornati a Pokémon Rubino Omega! In questa parte dovremo dirigerci verso i percorsi marini che ci sono a destra di Hoenn per raggiungere nuovi percorsi e nuove città, ma prima di farlo ci tenevo a venire nel tunnel Menferro per separare... Anzi no, aspetta, per non separare questi due innamorati ancora per un altro giorno. Wow, hai liberato la strada! Come segno della mia riconoscenza ti prego di accettare questa! E riceviamo la Grunite. Oh, thank you. L'ho trovata scavando il tunnel. Sembra dotata di qualche potere misterioso, ma non credo che io riuscirei a sfruttarla. Linda, ora ti posso venire a trovare tutte le volte che voglio! Che bello, vieni a prendere un tè a casa mia. Ehi, ma non sono le 5. Ah, l'avete capita, il tè alle 5? Ok, no, non faceva ridere. Dunque, abbiamo fatto quello che c'era da fare. Abbiamo ottenuto la Grunite. Anche se non mi servirà comunque per completezza, l'ho ottenuta. E cosa posso dire prima di dirigerci nei vari percorsi? Mi avete detto che... Ovviamente Altaria non è speciale. Non è un attaccante speciale, come ho detto io alcune parti fa. Ovviamente avete frainteso, perché io intendevo che nel mio caso... Lo userò speciale, le statistiche di attacco e attacco speciale di Altaria sono uguali. Uguali, proprio il numero è lo stesso. Dice un Pokémon catturabile con Surf, ma non mi interessa. Ma io lo userò speciale, perché le mosse che impara speciali sono migliori di quelle che impara fisiche. Ne impara molte di più, sono meglio. Quindi lo userò speciale, inoltre la natura che ha va meglio per un attaccante speciale, perché se non sbaglio gli riduce qualcosa tipo l'attacco. E infatti... Quindi nulla, questo ci tenevo a dire. Poi, come ho già detto, le statistiche sono uguali, chi se ne frega. Possiamo finalmente dirigerci verso la parte destra di Ciclamipoli e andare ad esplorare i nuovi percorsi. Yeah, non vedevo l'ora. Allora, adesso ci servirà Surf. Io non voglio ovviamente insegnarla a Mudge, a Swampert, perché è un attaccante fisico e Surf è speciale, quindi... Insegnerò Cascata a Mudge. Per adesso, dato che ho Linun appresso, la insegnerò a Linun, mi sembra giusto. Quindi togliamo tipo Ruggito. Per adesso ho 3 mosse MN, povero Linun. Dovevo dargli come soprannome HM Slave, che vuol dire MN Schiavo. Schiavo MN, quello che volete voi. Mi sento tanto un giocatore medio di Pokémon, avendoci fatto il video sopra mi sento uno che predica bene e razzola male, ma ok! Dunque, usiamo repellenti, va? 2 repellenti ho, quindi ne usiamo 1 per adesso. E iniziamo ad esplorare! Ok, qui non c'è nulla, giustamente. Oh! Lo stavo per prendere! Aspetta, ma qua si può fare lo stealth in acqua? Sì, si può fare lo stealth in acqua. Ora voglio proprio vedere che... ma se n'è andato! Volevo prendere quel... Vieni qui, piano. Ma porca miseria, se ne vanno. Vieni qui. Ne usiamo un altro, ok. Ok, il percorso marino non è molto lungo. Infatti siamo già arrivati. Quindi cominciamo ad affrontare gli allenatori. Io direi di usare Bright, perché qui ci sono tanti pescatori. Ma anche Cuddle andrebbe bene. Anzi, meglio Cuddle, perché ricordatevi, si deve evolvere. Finché non si evolve rimane uno Swablu. Ci posso fare ben poco, conosco solo il riduttore, quindi... E poi manca poco all'evoluzione, se non sbaglio si evolve al 35. Saranno 3000 parti che dico che non so se si evolve al 35. E non vado mai a controllare, ma... Ci sarà l'effetto sorpresa, che vi devo dire. Sbam, riduttore! Facciamo subito un brutto colpo. Io non so perché, ma sto facendo tantissimi brutti colpi in questo let's play. Allora, i motivi, come ho già detto qualche parte fa, sono due. O io sono estremamente fortunato, o questi giochi sono estremamente facili e hanno aumentato la probabilità di fare i brutti colpi. Credo la seconda. Ok, Gyarados, non ce la puoi fare, Cuddolina, quindi ti ritiro. E mando Bright! Prepotenza di Gyarados mi fa calare l'attacco. Non è assolutamente un problema, non ho più mosse fisiche di tipo elettro, ma ho scarica! E ciao ciao Gyarados! Ora, da questa parte abbiamo forse qualche strumento? Un ferro, lo sapevo, lo sapevo!
Sono un diamine di Segugio. E qui c'è un altro pescatore, l'ultimo, credo. Poi più in là inizieranno i percorsi. Ah no, ci dà l'amo buono. Ok, non è un allenatore. Amo buono. Ottimo. Se volete pescare qualcosa di decente. Finisce il repellente proprio nel momento preciso. E saliamo. Ora dovremmo incontrare. Eccolo qui. Mi ricordavo ci fosse Rocco. Salve, Rocco! Ah, ci siamo già incontrati nella Grotta Pietrosa, vero? Mi ricordo di te, sei Dlarz, vero? Sono felice di vedere che il tuo viaggio sta andando a gonfie vele. Senti, Dlarz, nel mondo esistono tanti Pokémon, di tanti tipi diversi. Credi che sia meglio allenare i Pokémon di svariati tipi oppure dedicarsi solo a quelli del proprio tipo preferito? Qual è la tua opinione di allenatore? Quelli che mi piacciono li prendo? Beh, in fondo non è così importante. Però ci tenevo a sentire come la pensavi. Ma non ho detto nulla! Bene, alla prossima, ci vediamo. Ok? Contento lui. Che succede? Was! Che verso. Eh? Latias! 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 Esatto, Latias, sì! As! Non so come farlo il verso di Latias, vi chiedo scusa se vi sto fracassando i timpani. Ci stai chiedendo di salirti in groppa? Come fai a capire il linguaggio dei Pokémon? Ehi, Dlarz, forza, vieni anche tu! Latias, sembra che ci stia chiedendo aiuto. Bene, andiamo. Andiamo. Ok, le cose si iniziano a fare interessanti. Ah, questa scena l'avevamo già vista nella demo. Sono contento di rispolverarla oggi. Mi sa che ci tocca volare, eh? No? No, andiamo in automatico. Chissà quando è che arriverà la parte dell'ipervolo dove possiamo volare per conto nostro. Dove siamo? Eccoci arrivati. Isola remota? Sì, la navimappa indica isola remota. Wow, mi sto iniziando ad eccitare. Grazie, Latias. Ma che sta succedendo qui? Non è paura, né vero disagio, però avverto qualcosa di sinistro. E mettiti a destra. No, che schifo di battuta! È una strana sensazione, come se stessimo vivendo un sogno o un'illusione. Ho sentito dei racconti su quest'isola. Si dice che vi abitino due Pokémon a guardia di un segreto. Il segreto di un'ulteriore possibilità evolutiva per i Pokémon, la Mega Evoluzione. Che queste storie abbiano attirato da noi. No, qui anche. Che queste storie abbiano attirato qui qualche malintenzionato? Proseguiamo, esploriamo la zona. Ok, andiamo! Tu non mi segui? Va bene, ciao. L'isola mi piace veramente molto come è fatta. Guardate, il 3D attivato qui sarebbe una cosa fantastica. Io non posso attivarlo però. Cosrba el tu cur irdisban almeria. Sì, pure io la penso così. Conserva nel tuo cuore i ricordi svaniti della memoria. Ah, ecco, grazie. Tradotto con Bing. Ok, sì, sono troppo simpa. No, ho attivato la navimappa. Latios! Latios. Oh, com'è bello. Lo so, mio leggendario preferito. Se fosse una pietra, sarebbe la pietra idrica più bella di tutte. La pietra idrica? Ma solo perché è blu, ma sei stupido! Anzi, risplenderebbe come una pietra albore, non trovi? Lascia perdere. Direi che non ha nulla da invidiare ai miei amati Pokémon di tipo acciaio. No, il Team Magma! Il Team Magma? Ma certo, Latios e Latias hanno percepito la loro presenza e ci hanno chiamato qui per questo. E tu chi sei? Eh? Rossella, ma quello! Quel ragazzino è la piccola peste che continua a gettare sabbia sui nostri piani. Questo ragazzo così affascinante. Oh, volete che vi lasci soli? Ho l'impressione di averlo già visto da qualche parte. Sarà una stella delle gare? Bene. Adesso sparite. Il Pokémon alle vostre spalle e la sua mega pietra. Né più né meno. È ciò che vogliamo, noi del Team Magma. Allora, ve ne andate oppure no? Non mi muovo di qui. Bravo, era proprio quello che volevo sentire. Ti darò una mano anch'io. Forza, dobbiamo proteggere Latios da questi criminali. Non possiamo permettere che finisca nelle loro mani assieme a una mega pietra. Molto bene.
Allora sarete eliminati. Ragazzi, questa parte sta essendo bellissima dall'inizio alla fine. Chi se lo aspettava di trovare lati Ostellatias così subito a metà del gioco praticamente? Mi aspettavo che fosse più una cosa verso Verde Azzupoli. Ma ne sono contento, ne sono molto contento. Allora, Caddolina, tu ce la puoi fare tranquillamente contro Koffing. L'importante è che non ti fai colpire troppo. Anche se non dipende da te. Ok, metà vita, va bene. Corsata Zen, vai Metang. Toglimi di mezzo quel Koffing, grazie, così guadagno esperienza. Dato che non ho più il condividi esperienza attivo, l'ho dovuto disattivare perché lo stavo usando veramente troppo. Usiamo un altro riduttore, però questa volta su Camerupt, che evita l'attacco. Vai tu con Corsata Zen, ti prego. Fagli male, non gli hai fatto moltissimo. No, riduttore, perché proprio su di me? Ok, Caddolina ha resistito. Caddolina ha resistito, adesso lo facciamo fuori perché io uso Coro. Corsata Zen e Camerupt, mi sa che ci saluta. Bye bye, Camerupt. Ah, per poco non saliva al 35. Mi volete proprio far soffrire. Perché hanno detto slurp? Non ha senso. Come previsto. Questo è un imprevisto. Smettetela di fare le rime dall'inizio del gioco, vi detesto. Allenatore interessante, avvistato. Acquisizione bersaglio completata. Soggetto del test, il suddetto allenatore. Durata del test illimitata. Ritirata. Basta fare le rime! Aspettami, Rossella! Ottimo lavoro, Dlarz. Molto bene. E adesso rimettiamo in sesso la tua squadra. Oh, che gentile. La tua squadra è tornata in forze. Sei stato fantastico. Siamo riusciti a proteggere il Pokémon nella Mega Pietra. Anche Latios adesso riconoscente è un allenatore degno di fiducia. Guarda, sembra che abbia intenzione di seguirti e aiutarti nel tuo viaggio. Forza, dai il benvenuto al tuo nuovo compagno di viaggio. Latios entra nella tua squadra, what? Cosa? Cosa? No, veramente è diventato nostro! Ma oddio! Ma. Scegli un Pokémon, devo rimandare qualcuno indietro. Vabbè, ci mando Linon. Cosa? Perché è nostro? Non gli do il soprannome, ma ha con sé la Latios Ite. Ragazzi. Penso che sia nostro perché comunque mi sa che dovremo usarlo molto presto per l'ipervolo. Ah, un'altra cosa, prendi questo. Mega bracciale? Oh, finalmente possiamo far evolvere anche Manectric. E otteniamo il mega bracciale. Good. Usando questo mega bracciale insieme alla mega pietra di un Pokémon, potrei innescare un nuovo incredibile tipo di evoluzione. La potentissima mega evoluzione. Perché non provi a far evolvere Latios la prossima volta che ti capita di lottare? I misteri che avvolgono la mega evoluzione sono ancora moltissimi. Qual è l'essenza di una mega pietra? Cos'è una pietra chiave? Come possiamo spiegare questo fenomeno che si verifica grazie alla forza del legame tra Pokémon ed esseri umani? No, spero proprio che quel mega bracciale ci aiuti ad avvicinarci alle risposte. Beh, direi che è arrivato il momento di tornare a casa. Latias ci aspetta per riportarci indietro. Sono estasiato di quello che ho visto dall'inizio ad adesso. Ottimo lavoro, Dlarz. Sembra che voglia dire prenditi cura di Latios. Tias! Bye bye, Latias. Hai davvero superato le mie aspettative. Vista la vostra possibilità. Perché possibilità? Abilità? Oddio, perché non riesco a leggere oggi? Vista la vostra abilità, non penso che avrete problemi a superare il percorso 119 e a sconfiggere la capopalestra di Forestopoli. Non vedo l'ora di scoprire cosa avrà in serbo per me la prossima volta che ci incontreremo. Beh, ci vediamo, Dlarz. Ciao a te. Ok, si prosegue ragazzi. Abbiamo Latios. Non abbiamo più Linon, quindi non possiamo fare taglio. Che cosa brutta. E qui c'è l'erba altissima. Percorso 118, percorso 119. Qui non si sale, mi sa. No, perché c'è. Ok, ho capito. Ho afferrato, ho afferrato. Ehi là, mi hai visto da dentro l'erba. Con calma, eh.
Ok, adesso ci saranno un bel po' di allenatori da fare. Quindi facciamo finalmente evolvere il nostro Swablu, dannazione, non ce la faccio più. Voglio il bellissimo, soffice, coccoloso Altaria. Vai a segno con il dannato riduttore. Colpiscilo. Bam! No! Sopravvissuto! Adesso mi sa che con il recoil muore. No, non è morto. Ok, Coro! Mi piace troppo il suono che fa Coro. Troppo, 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 troppo! E livello 35! Prossima scelta Swallow. Cambiamo Pokémon e mettiamo Bright. Adesso lo facciamo Mega Evolvere, eh? Lotta, Mega Evoluzione, scarica! E Mega Evolution Time! Boom! Mega Manectric! Prepotenza! E scarica! Inutile dire come finisce la storia. Evoluzione time, finalmente Caddolina si evolve in Caddolo e basta, perché adesso non sarà più tanto Ina. Adesso sarà solo soffice, è morbida, è coccolosa. E non solo, il mio Pokémon preferito di terza gen. È proprio lei, Altaria! Quanto ti voglio bene, sei troppo bella. Vorrei imparare Dragospiro, finalmente direi. Allora, Dragospiro. Scusate, sto vedendo un attimino le mosse a livello di gare, perché una volta finito il gioco mi dedicherò a tutte le cose più nerdiche, ovvero la base segreta, le gare. Sì, farò il nerdone. Sì. Allora, potenza 60, 100, può anche paralizzare, speciale, drago, quindi è stab, perché è diventata drago volante, adesso con l'evoluzione direi di togliere rinfrescata. 1, 2 e... Tada! Rinfrescata perché comunque ha già l'abilità che quando viene sostituito si cura dei problemi di stato, quindi direi che va bene così. Adesso dobbiamo solamente trovare l'Altarite e siamo a posto. Oltre a, ovviamente a trovare la Zwampertite, la Cameraptite e la Jujitsuite. Non esiste purtroppo, quindi Breloom mi dispiace, dovrà rimanere così. L'unico Pokémon senza una Mega. E vabbè, non si può mica avere una squadra solo Mega. Perché siamo tornati indietro? Ok, borsa. Mettiamo i repellenti per adesso. Repellente Max, ne abbiamo solo due, sono fottuto. Ora che arrivo a Forestopoli devo fare un po' di acquisti. Un bel po' di acquisti. E già che ci siamo, attiviamo anche il ricerca strumenti. Ricerca strumenti. Usa. Non potremo fare lo stealth con i ricerca strumenti, come mi avete detto qualche parte fa. E con i ricerca strumenti addosso non si può fare lo stealth. Afferrato, ragazzi, non vi preoccupate. Don't worry, be Pokéfanatico. Oh, la tipaccia, non la incontravamo da un bel po'. Una classe di allenatori che mi fa molto ridere. Ed ecco qui, Altaria! Yay! Voglio giusto provarla una lotta e poi la sostituisco perché è già al 35. Sbammete! Paralizzato, vita rossa, wow. Facciamo un bel coro, giusto perché mi piace ascoltare il suono che fa. Non lo so perché mi piace così tanto. Adesso me lo metto come suoneria del telefono. Quando mi mandano i messaggi sente. Mightyena! Allora, contro Mightyena. Allora, io ho da allenare al 36 tutti quanti. Quindi Caddol potrebbe anche rimanere. Gli altri sono al 34. Jujitsu già è fatto al 36. Però contro Mightyena, chi potrei mettere? Lasciamo Caddol. Vai con Dragospiro! Mi piace un sacco l'animazione. È paralizzato per la seconda volta! Garanzia. Aia. E io ti faccio Dragospiro di nuovo. Stop time!
Ok, andato. Noi abbiamo anche Latios che potremmo provare. Infatti adesso appena incontro un altro allenatore lo provo, vi giuro. Da questa parte intanto che cosa c'è? Percorso 123. Non so dove andare prima, sinceramente, vi giuro. Ogni volta mi trovo sempre così in difficoltà. Che complicato. Ok. Ma non si può salire qui. Ah no, non si può salire. Bisogna andare da questa parte. Ok, afferrato. Iperpozione! Comunque, se andiamo da quel lato, mi sa che non possiamo comunque proseguire. Quindi ci possiamo andare tranquillamente. Cioè, ci sarà qualche allenatore, ma niente di più. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Percorso 123. Vi dico che andare a Forestopoli è la parte che detesto di più nei giochi, perché è veramente troppo lungo il percorso. Detesto quando devo andare a Forestopoli, ma quando arrivo è molto bello. Anche se prima di arrivare a Forestopoli dovremmo fare l'istituto meteo. Allora, tu hai un solo Pokémon, quindi voglio provare la mega evoluzione di Latios. Vai! Quanto è bello! Ok, allora, lotta, mega evoluzione e usiamo... Abbagliante. E mega evolution number 2! Boom! Devo dirvi la verità però, preferisco Latios e Latias normali. Mega evoluti mi piacciono, ma mi piacciono di più normali. Abbagliante super efficace, però non basta buttarlo giù. A parte che non avevo ancora visto che livello era, livello 30. È ancora è bassino di livello ancora. Cioè, me lo aspettavo tipo, boh, 40, qualcosa del genere. Ma tanto non lo userò in squadra, lo sto facendo combattere solo perché volevo provare la mega. Niente di più, niente di meno. Ok, si può tornare ad allenare i nostri normali Pokémon. Abbiamo ancora Caddolina. Jiu-Jitsu lo mettiamo giù. Ok, un paio di livelli a testa. Anzi, due livelli per gli altri due. E poi ne abbiamo uno per Caddol. Qui mi segnala uno strumento da queste parti. No, non me lo segnala più. Anzi, sì, me lo segnala. Ho capito, ma... troppo difficile da usare. Qui in alto che cosa abbiamo? Oddio, quante bacche! Ah, ma siamo risaliti sul percorso quello di prima. Ok, altre bacche. E altre bacche. E altre bacche, posso indovinare? Sì, perfetto. Me lo aspettavo, in effetti. Ok, Non te le rubo, guarda. Le lascio qui perché ci metterei tipo 40 minuti per prenderle tutte. Vediamo qui che cosa abbiamo. Casa di Bacco Bacchini. Vieni qui, Bacco Bacchini. Sei tu Bacco Bacchini? Mi piace troppo dirlo, Bacco Bacchini, Bacco Bacchini. Ci regala una bacca uva, Bacco Bacchini. Bacca Modoro, sempre di Bacco Bacchini. E andiamo via da casa di Bacco Bacchini. Dopo aver parlato con chi? Con Bacco Bacchini. Wow. Ciao bimba. Conosci Bacco Bacchini? No, però ci dà Magibrillio, grazie. Ci parla pure di Valerie, capopalestra di tipo folletto. Ha detto che a Owen manca una capopalestra di tipo folletto. Lo so. E lotta in doppio! Mew e Yuki gemelle che ci mandano Beautifly e Dustox, due diverse evoluzioni di Rumple. 35-35, direi di fare Dragospiro e... Scarica con la mega evoluzione, ovviamente. Perché in Pokémon X un anno fa mi avete detto: ah, però scarica colpisce tutti, anche Caddol. Usiamo Scintilla allora. Mi avete detto un anno fa con Pokémon X, non Y, che non facevo mai evolvere, anzi, non facevo mai mega evolvere i Pokémon in lotta. Mi avete bastonato per questa cosa. Quindi quest'anno, con i nuovi giochi, lo farò ogni volta che ne avrò l'opportunità. Così evitate di scocciarmi. Grazie. Prego.
Non c'è di che. Ok, livello 36. Caldwell ha finito l'allenamento. Adesso mi devo occupare di Bright e Volcamel, che hanno un livello adesso. Bright che è il 35 e Volcamel ne ha due, che è il 34. Drago Spearow! Sì, ti ho tolto poco. Ronzio. Smettila di ronzarmi intorno. Ok, usiamo il riduttore. E usiamo anche Scintilla. E Sparkle! E Takedown! Ciao ciao, Dustox. Ok, sconfitte mie Yuki gemelle. Adesso mettiamo Caddle dietro. E mettiamo davanti Volcamel insieme a Bright. Dov'è? No, non nella borsa. Non nella borsa! Pokémon. Allora, Volcamel, ordina, metti qui. E Bright. Sì, direi che ci siamo. Aspetta, da questa parte? Non si può più camminare? No, è bloccata, ve l'avevo detto io. Quindi andiamo di qua. Qui sotto non c'è nulla. Qui sopra c'è una base segreta e basta. Quindi nulla, si prosegue da questa parte. Allora, andiamo qui, andiamo qui. Ti avevo già affrontata, vero? Sì, ti avevo già affrontata, ok. Quindi si sale, non da questa parte però. Da questa parte. Ok, io direi che ci possiamo fermare qui per questa parte. Nella prossima proseguiremo attraverso il percorso 119 e arriveremo probabilmente anche all'Istituto Meteo. Nulla, ci vediamo alla prossima parte. Bye bye!